Recentemente abbiamo parlato di Polkadot come di una di quelle piattaforme che vale di più la pena seguire nell'anno 2021. Il motivo è che proprio quest'anno molti progetti in fase di sviluppo da anni proprio per uscire su Polkadot vedranno finalmente la luce, avranno la loro prima implementazione. Questo indubbiamente inizierà a portare molto interesse verso questa piattaforma e di conseguenza molta liquidità. Vuoi perché una parte di liquidità migrerà da Ethereum, per esempio, che è parecchio satura, verso le alternative che Polkadot offrirà, vuoi perché, visto che Polkadot lavora molto sul tema dell'interoperabilità, si affiancherà per l'appunto a Ethereum e alle altre infrastrutture già esistenti per creare un ecosistema, soprattutto me lo immagino nel settore DeFi, più accessibile a chiunque. Di conseguenza vale la pena andare a scavare più a fondo e a capire quali sono i progetti più interessanti di quelli che abbiamo citato, ovvero di quelli che da tempo sono in fase di sviluppo su Polkadot e che finalmente vedranno la luce, perché molti progetti che ultimamente vedo nascere un po' come funghi utilizzano la parola Polkadot solo per generare hype. Quindi bisogna, come sempre, fare una bella distinzione di vedere dove c'è davvero del valore e dove invece è puramente hype. In questo video vi ho selezionato 6 progetti che secondo me sono quelli che vale di più la pena seguire. Andiamo a vedere uno a uno. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Innanzitutto cerchiamo di capire una cosa: cosa significa progetti su Polkadot? Cioè cosa si intende? È come Ethereum, ci saranno le ICO, le vendite di token? Cosa vuol dire costruire su Polkadot? Allora, se avete già visto il mio video su Polkadot, se non l'avete fatto ve lo lascio linkato qua in alto a destra, saprete che Polkadot è un'infrastruttura che ha alla base una sua blockchain, quella col token DOT per capirci, che governa un po' tutto l'ecosistema e gli dà sicurezza. Ripeto, non sarò tecnico a riguardo, se volete più dettagli guardatevi il video su Polkadot. Poi ci sono diverse componenti che vanno a integrarsi da un lato con la blockchain di Polkadot, dall'altro lato o tra loro oppure con altri ecosistemi quali Ethereum e le altre principali piattaforme di smart contract. Uno dei blocchi funzionali più importanti in assoluto dell'ecosistema Polkadot sono le cosiddette parachain. Le parachain sono delle blockchain di fatto indipendenti che hanno una loro governance, un loro token, delle loro regole, che però si appoggiano, si integrano alla perfezione con tutta quella parte di relay chain di Polkadot, ovvero sicurezza e di nuovo governance anche a un livello superiore. Queste parachain consumano risorse dell'ecosistema Polkadot e di conseguenza la community e la governance ha deciso di creare un numero limitato di slot da mettere in comodato d'uso, in leasing, e tra poco vi spiego come funziona, a chi vuole sviluppare progetti integrati con Polkadot come parachain. Vengono fatte delle vere e proprie aste, la prima delle quali sarà nel secondo trimestre 2021, quindi attenzione, fino ad allora non esisteranno ancora delle parachain reali su Polkadot, e attraverso queste aste al miglior offerente di ognuna di esse verrà concesso uno slot. Verrà concesso, attenzione, in leasing, perché questa concessione dura 2 anni. Qui capite quindi che si introduce innanzitutto una componente di esclusività per questi slot. Non è proprio per tutti, non è che chiunque può arrivare e fare una parachain. Occorre vincere l'asta e per vincerla occorre una grossa quantità di token DOT, perché di fatto per vincere l'asta occorre vincolare, perché attenzione, non vanno spesi, si vincolano i token DOT in uno smart contract e di conseguenza si ottiene questo comodato d'uso per 2 anni. Scaduti 2 anni si può o rinnovare, eventualmente ci sarà poi anche una decisione della community, oppure svincolare e si sbloccano i DOT del progetto stesso e si sgancia la parachain da Polkadot. Quindi attenzione, è importante capire anche questo. Un progetto che non ha tutti i fondi a disposizione per acquistare tutti i DOT necessari, come può fare? Può fare una sorta di ICO, chiamiamola, che in realtà in questo caso prende il nome di Parachain Lease Offering, ovvero chiunque, tutti i vari investitori, possono offrire i loro DOT a questo progetto che vuole diventare Parachain per farglieli vincolare nello smart contract e fargli ottenere il posto di Parachain. Quindi l'investitore non spenderà, come succede con Ether, i propri Ether, in questo caso i propri
propri DOT in cambio del token, ma li andrà a vincolare in questo smart contract, ricevendo in cambio ad esempio il token, se la piattaforma, se la parachain deciderà di dare il token, oppure altri diritti oppure vantaggi. Scaduto poi il periodo di leasing, l'investitore potrà decidere se rinnovare la sua concessione dei suoi DOT al progetto oppure se svincolarli e riprenderseli. Lì poi sta tutto al rapporto tra la piattaforma e i suoi investitori e a come si vanno a creare questi sistemi di incentivi. Perché vi ho fatto tutto questo preambolo? Perché è importantissimo capire che cos'è di fatto una parachain e come si diventa parachain, in quanto i progetti più strettamente integrati con Polkadot saranno parachain. In questo periodo ne stanno nascendo molti di progetti che citano Polkadot, menzionano Polkadot, però di fatto vi ricordo, la prima concessione di parachain avverrà al secondo trimestre di quest'anno. Pertanto, attenzione, nulla è ufficiale fino ad allora. Inoltre, non ci sono ovviamente solo le parachain, ma ci sono anche le cosiddette solo chain, che sono delle blockchain indipendenti, il cui scopo magari è integrare più ecosistemi, come ad esempio Ethereum e Polkadot, senza essere direttamente una parachain, ma magari integrandosi a loro volta con una parachain. Tra poco vi faccio qualche esempio concreto. Ho preferito prenderla larga per farvi capire bene questi concetti di base, necessari assolutamente per capire l'effettivo valore di un progetto oppure no. Ora iniziamo a enumerarli uno a uno. Il primo non è una parachain, ma è la sua canary chain, viene definita. Canary network. Cosa significa? Beh, innanzitutto sto parlando di Kusama, che qualcuno la definisce la testnet di Polkadot. In realtà è qualcosa di più. Kusama è quell'ambiente in cui i progetti, prima di andare di sbarcare su Polkadot, si testano in maniera profonda, in maniera completa. Pertanto, sotto questo punto di vista, sì, è una testnet. Tuttavia, ha delle regole di governance e di consenso molto meno rigide di Polkadot. C'è meno politica, diciamola in questa maniera. Pertanto, c'è anche più libertà di sviluppo e di conseguenza molti progetti decidono o decideranno di rimanere su Kusama. Questo sicuramente continua a portare incentivi ai validatori e a tutto l'ecosistema per far crescere in continuazione il network Kusama. Pensate che comunque già le prime aste di parachain, di slot di parachain di cui parlavamo poco fa, avverranno su Kusama e già nel primo trimestre di quest'anno, dove per partecipare occorrerà vincolare i token KSM e pertanto anche il token stesso subirà una curva di domanda tendenzialmente crescente con la crescita del network stesso. Procediamo con il progetto numero 2. Vi ricordo che questa non è una classifica, quindi l'ordine non è di preferenza, ma è completamente casuale. In ogni caso, questo progetto si chiama Edgeware ed è una solo chain, pertanto una blockchain indipendente, tra l'altro già attiva, già live nel network Polkadot, che punta in futuro ad aggiudicarsi uno di quei famosi slot per diventare una parachain a tutti gli effetti e integrarsi al 100% con Polkadot. È stata lanciata tramite un procedimento chiamato lock drop. È un metodo molto innovativo perché, se non sbaglio, addirittura un paio d'anni fa era iniziato, era possibile vincolare i propri Ether in uno smart contract e sostanzialmente, in base al tempo per il quale si decideva di vincolare i propri Ether, vedetelo come una sorta di staking vincolato, si ricevevano i token di Edgeware, fino addirittura ad arrivare alla possibilità di vincolarli per un anno. Questo quindi è stato il modello che ha portato alla prima distribuzione del loro token e a detta loro è stato molto equo. Poi, se volete vedere, ci sono un po' di statistiche della distribuzione per renderlo appunto il più decentralizzato possibile, anche perché i token di questi progetti di cui vi parlo oggi hanno sempre gli scopi principali di governance, di fare nuove proposte, di ricevere incentivi sul progetto, quindi è importante che ci sia una componente notevole di decentralizzazione. Che cos'è Edgeware? Edgeware è una blockchain che punta a portare la programmabilità di Ethereum su Polkadot, pertanto la possibilità di scrivere e di deployare, quindi di caricare sulla blockchain in maniera il più semplice possibile, degli smart contract che permettano di non limitarsi ovviamente al network
network Polkadot, ma di interagire anche con l'esterno. Pertanto sarà possibile per eventuali applicazioni DeFi che non sono native Polkadot di parlare con Polkadot tramite appunto una di queste infrastrutture. Edgeware è una di esse. Uno dei grossi vantaggi di Edgeware, che in realtà condivide con molti dei progetti nativi Polkadot, è la modularità e inoltre la capacità di aggiornarsi in maniera molto snella, senza interruzioni di servizio, senza fork, senza divisioni di consenso e così via. In questo modo si riesce appunto ad adattare ad un ecosistema che è in continuo cambiamento e in continua necessità sempre di modifiche. Andiamo avanti col progetto numero 3. Come vedete non sto a fare un'analisi iper dettagliata di ognuno di essi, perché altrimenti stiamo qua 10 anni. Se vedete che qualcuno dei progetti di cui vi parlo oggi vi interessa particolarmente, segnalatemelo nei commenti, così magari ci dedichiamo un video più approfondito e più dettagliato. Questo progetto si chiama Moonbeam. Il suo scopo è portare un ecosistema al 100% compatibile con Ethereum sotto forma di parachain su Polkadot. Questo cosa significa? Significa da un lato riuscire a eseguire degli smart contract scritti in Solidity e farli integrare col mondo Polkadot, ma non solo, perché questo mima tutto l'ecosistema di Ethereum, pertanto il sistema di address, il sistema di chiavi pubbliche e private, gli stati e così via. L'obiettivo è proprio permettere un'integrazione al 100% di qualsiasi applicazione funzionante su Ethereum su Polkadot e aggiungerci alle funzionalità native di Ethereum la possibilità di sfruttare la governance on chain, lo staking, le integrazioni cross chain, la modularità, tutte quelle peculiarità tipiche di Polkadot. Infatti, se guardate qui sotto, che vi mostra tutti i progetti che stanno già sviluppando e lavorando su Moonbeam, tramite Moonbeam, trovate molti nomi che già dovreste conoscere, come MetaMask, Chainlink, SushiSwap, IDEX, insomma tanti progetti nativi Ethereum. Per concludere, dandovi un paio di tempistiche, Moonbeam lancerà nel secondo trimestre di quest'anno su Polkadot, mentre già nel primo trimestre lancerà su Kusama, quindi potremo già comunque vederla in azione. Procediamo col progetto numero 4. Ecco, se dovessi dirvi quale mi ispira di più in assoluto di quelli di cui vi ho parlato oggi, probabilmente sceglierei questo. Il progetto si chiama Akala e vuole creare un hub di finanza decentralizzata, qui lo chiama. Cosa caspita significa? Immaginatevi tutti i tipici servizi della DeFi, quindi il prestito, il credito, la possibilità di scambiare, il dare liquidità in cambio di un interesse, la collateralizzazione delle cripto in cambio di un prestito e inoltre la possibilità di creare una stablecoin fissando un collaterale, un modello simile a Maker, per farvi capire. Tutto questo, insomma, messo dentro al mondo Polkadot. Akala ovviamente punta anche lei a diventare una parachain su Polkadot e a tal proposito, attenzione, non esistono ancora dei token relativi a questo progetto. Se ne trovate in giro sono dei fake clamorosi. Perché? Perché la vendita iniziale di questo token avverrà con quel metodo di cui vi parlavo all'inizio, il parachain lease offering. Akala competerà nelle aste per conquistarsi il suo slot di parachain su Polkadot e permetterà a investitori esterni di aiutarla, dando quindi in vincolo, chiamiamolo in stake, i loro DOT in cambio, stake vincolato, vi ricordo, i loro DOT in cambio del token di Akala. Effettivamente la vendita di questo token sarà una delle prime che verranno portate a termine tramite questo nuovo metodo, tramite questo nuovo Fair Launch, e per questo motivo la community appoggia molto il progetto Akala. Consiglio davvero di seguirlo con interesse. Anche in questo caso ci sarà la sorellina minore di Akala, di nome Karura, che sarà una parachain su Kusama, ok? Quindi vedete che alla fine poi tutto torna, l'ecosistema è sempre quello. Il parachain lease offering su Kusama verrà condotto con tempi ovviamente molto più rapidi rispetto a quello su Polkadot, anche perché prima occorrerà verificare che tutto funziona bene su Kusama. Procediamo col progetto numero 5, penultimo, ci siamo quasi. Parliamo di
Plasm Network. Questo è molto simile a Moonbeam, di cui abbiamo parlato poco fa. In sostanza punta a rendere il mondo Polkadot integrabile col mondo Ethereum, ok? La differenza principale tra Moonbeam e Plasm, al di là ovviamente di alcune cose più tecniche, è il metodo di lancio, ovvero Plasm è stato lanciato anche lui con un lock drop, quindi permettendo di vincolare agli investitori Ether per ottenere in cambio il loro token. È iniziato il 15 marzo dell'anno scorso. L'obiettivo finale, anche in questo caso, è diventare una parachain di Polkadot. L'ultimo, che secondo me è anche quello che conoscete più di tutti, perché ha fatto la vendita iniziale del token su Binance, è Reef Finance. Reef Finance non punta, almeno per ora, a diventare una parachain, ma punta a essere una solo chain, una blockchain indipendente, che poi si andrà a integrare ovviamente con i diversi endpoint, uno dei quali sarà Polkadot, anche perché sennò cosa ve ne sto parlando a fare, e gli altri saranno il mondo Ethereum, quindi il mondo DeFi, e anche il mondo centralizzato. L'obiettivo è unificare, unire e integrare il più possibile la liquidità tra questi mondi. Come ben sapete, la DeFi, ma anche gli exchange centralizzati, beneficiano tantissimo di aver maggior liquidità. È una delle criticità principali per poter funzionare in maniera efficace. Al fine di fare questo, appunto, Reef Finance fa un po' da gateway, permettetevi il termine, tra questi diversi mondi. E per farlo con Polkadot, visto che all'inizio almeno non sarà una parachain, utilizzerà proprio come punti di integrazione quei progetti di cui vi ho parlato poco fa, che sono Moonbeam e Plasm, il cui scopo, in quanto parachain, è proprio integrare i progetti esterni con Polkadot, permettendogli di utilizzare un po' un linguaggio comune. Bene amici, questo è quanto. Abbiamo fatto una bella carrellata, secondo me piena di spunti e di informazioni. Ve l'ho detto, se vi va di approfondire qualcosa riguardo a quello che abbiamo detto oggi, chiedete, fate domande, informatevi magari anche voi. Se avete qualcos'altro da segnalare, qualche altro progetto, ditemelo, così eventualmente faremo qualche video di follow up dove approfondiremo a dovere ciò che vi interessa di più. Prima di terminare dico una cosa molto importante che riguarda il ruolo della community di Polkadot in tutti questi progetti. È opinione comune il fatto che la community tenderà a supportare di più i progetti nati con quello che chiamano Fair Launch, ovvero quel metodo di parachain lease offering, e meno magari quelli che sono stati finanziati con Ethereum tramite Binance o tramite altre fonti. Quello semplicemente da un punto di vista dell'appoggio della community. Contate che è una cosa molto importante per mantenere un progetto su Polkadot, proprio perché la governance è colei che alla fine va ad allocare gli slot per le parachain, quindi bisogna seguire con attenzione anche questa cosa qui. A tutti gli effetti io tenderei a concentrare di più di tutti il mio interesse su quelli che diventeranno di fatto parachain, perché saranno quelli che si integreranno di più col mondo Polkadot e che otterranno di più l'appoggio e il sostegno della community. Quindi qualcuno mi potrebbe dire, beh allora gli altri non sono progetti basati su Polkadot. Sì, lo sono comunque, però capite che c'è un livello di differenza. Vabbè, non vi annoio più, ve l'ho detto, spero di avervi dato qualche spunto di riflessione. Io vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.